Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi per la playlist ricette bimbi ho deciso di preparare il risotto alla milanese. Quindi vi lascio subito alla ricetta e vi auguro una buona visione. A presto, ciao! Allora, per prima cosa ci vuole o lo scalogno o la cipolla. Io uso questa cipolla già tritata e non ne metto tantissima perché comunque sia mio marito che ai bambini non piace trovare i pezzi, quindi ne metto la metà giusto per dare un po' di sapore, e essendo già tritata la faccio andare comunque velocemente, si dice comunque di girare la manopola fino alla velocità 5 per 5 secondi, anche se è tritata io la faccio andare lo stesso. Poi io uso questa spatolina che è comunissima perché in realtà il bimbi avrebbe la sua spatolina, però è abbastanza rigida e quindi mi trovo molto molto comoda con queste dell'IKEA che costano tipo 99 centesimi, insomma non credo che arrivino a un euro, e sono veramente morbide e resistenti e quindi uso queste. Io faccio fare un altro passaggio, torno indietro, la faccio tritare di nuovo così si trita veramente fina. Poi, burro. Olio. Quaranta grammi di olio extravergine d'oliva, ne metto un po' meno visto che ho messo un po' più di burro. Poi aggiungiamo 320 g di riso, quello che vogliamo, il carnaroli, l'arborio, il parboil, insomma, quello che vogliamo. Senza il misurino, lo facciamo tostare per 3 minuti a velocità 1 anti-orario, fondamentale. Grammi di vino bianco secco per sfumare senza il misurino, 1 minuto, velocità 1 anti-orario sempre. Dopodiché aggiungiamo 800 g d'acqua.
una bustina di zafferano. Io in realtà ne metto due bustine, perché mi piace bello saporito. Quindi un cucchiaino di sale, e mescoliamo a fondo con la spatola, quindi riprendiamo la nostra spatola, mescoliamo per smuovere il riso. Poi per cuocere non usiamo più il misurino, ma usiamo il cestello, che è questo. Lo appoggiamo sopra, così. Appoggiamo sopra e andiamo avanti. Allora, il bimbino automatico ci dà 14 minuti di cottura. In realtà questo riso che uso io ha 15 minuti, quindi in base al riso che usate basta guardare quello che viene scritto sulla confezione del riso e impostate il tempo, insomma, di cottura in base appunto a quello che viene scritto sulla scatola. Quindi nel mio caso io imposto 15, poi 100 gradi, velocità 1, sempre anti-orario, altrimenti si disfa tutto. Ci vediamo dopo. Allora, lasciamo riposare. Io l'ho già lasciato un po', e poi se volete potete ovviamente aggiungere grana grattugiato piuttosto che mantecare col burro, insomma le solite cose. Io non aggiungo durante la cottura il grana perché mio marito non lo mangia, quindi è una cosa che poi mettiamo separatamente io e i bambini, però ecco, a piacimento, insomma. Il risotto in una risottiera o comunque anche di mettere in piatto come volete, io lo faccio, lo metto qui in questa ciotola di vetro. Per poi mantecare con ancora un po' di burro. Il grana grattugiato io lo metto dopo. E voilà, risotto pronto.